sindaco, questa sera folla, folla, folla. Abbiamo voluto inaugurare questa sede, che non è un caso, abbiamo voluto riportare alla città la storia, abbiamo voluto portare un luogo che è stato di grande importanza per le generazioni passate, quindi abbiamo voluto far conoscere un punto importante della vita di tutti i cittadini angresi e quindi vogliamo essere anche di stimolo rispetto alla proprietà. Perché vedendo com'è possibile vivere questo posto, com'è possibile donarlo alla città, quindi vogliamo far toccare con mano alla proprietà, che è il momento di marciare insieme per trovare le giuste soluzioni a questo stabile che rappresenta sicuramente un punto di riferimento per tante tante generazioni. Questo cinema insieme all'altro che a Via Semetel rappresentava una grossa realtà all'interno della nostra comunità, il cinema in Enerve, il cinema Roma, rappresentato un momento di svago per intere generazioni, oggi vorremmo programmarlo affinché possa diventarlo per le nuove generazioni. Sindaco, al di là delle strutture, che comunque fa piacere ascoltare le sue intenzioni, ma io vedo che questa già è la seconda, la terza o la quarta volta che gli spazi sempre più grandi, ma sono sempre gremiti di persone che vogliono parlare e vogliono discutere con lei. Noi abbiamo instaurato con la nostra città un vincolo di solidarietà, di coesione e di amicizia. Oggi il sindaco Mario non rappresenta un qualcosa pulso dalla realtà, ma rappresenta la vita quotidiana che viviamo con i giovani, con gli anziani, con i disabili, perché solo così è possibile determinare quella coesione sociale che è importante per una comunità ed è importante per poter puntare ad un futuro all'interno del quale tutti concorrono nelle diverse posizioni a fare in modo che una città cresca e una città possa aspirare a diventare la capitale dei servizi e possa aspirare a diventare la capitale della coesione sociale. Sindaco, il prossimo appuntamento dobbiamo trovare una piazza. Il prossimo appuntamento sicuramente dopo la presentazione delle prossime liste che avverrà di qui a pochi giorni apriremo la campagna elettorale con un comizio e sicuramente c'è bisogno di una piazza perché tanti sono i cittadini che ci sono vicini, tanti sono i cittadini che vogliono partecipare. Questa è la partecipazione, questa fase folla enorme che avvicina al sindaco, avvicina alla squadra del sindaco, avvicina al governo della città. Sciolta la riserva sul candidato da appoggiare in regione, l'UDC cosa ha deciso? Noi stiamo ragionando, oggi era previsto un incontro a Napoli che per impegni da parte del ministro Affan non si è potuto tenere, ma nei prossimi giorni l'area popolare insieme a NCD decideranno quale posizione avere rispetto ai due ospitanti governatori.